Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad una signora che mi parla del figlio che ha un problema di borderline e di allucinazioni. Cosa fare, perché si è consultata con diversi medici, i quali hanno detto che l'ipnosi non fa nulla, e mentre una dottoressa ha detto sì, si può fare, non c'è nessun pericolo, eccetera, eccetera. Bene, io confermo che a Los Angeles Beverly Hills, nella mia associazione Ipnologi Associati, non esiste nessun rischio con l'ipnosi DCS vera e professionale per problemi di borderline e di allucinazioni uditive e visive, aggiungo, ok? Sia con gli occhi sia con le orecchie, perché sono diversi tipi di allucinazioni. È logico che su 100 medici, ragazzi, in tutto il mondo, soltanto uno utilizza l'ipnosi vera e professionale, gli altri 99 non la usano, non la conoscono e non la conoscono, la maggior parte non la conosce e in più non viene accettata. Per cui di cosa stiamo parlando? Domanda. E inoltre chi la conosce magari non ci crede molto nel potere della mente dell'essere umano, che ha questo grande potere, il potere della mente dell'essere umano, il potere della parola, il potere di questa grande arte e scienza che si chiama ipnosi e che è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E ti prego ancora una volta, non credere al sottoscritto, documentati su internet, su fonti accreditate, su Wikipedia, su Lancet, Life, sono delle riviste scientifiche internazionali che ti dicono tutto di più sull'ipnosi, sull'allucinazione, sul borderline, eccetera, eccetera. Però rifletti, questi grandi paroloni coniati da qualcuno, borderline significa doppia personalità, stare al bordo di una personalità, chi non ha le doppie, le triple, le decine di personalità ogni giorno nel mondo, eccetera, eccetera. Per cui di cosa stiamo parlando? Se tu parli di qualcosa sovrumano, bene, ci sono i professionisti, vai lì, ti siedi e cerchi di risolvere il problema, ma 99% sono soltanto immagini, identità, personalità che la TV in senso lato, i social, tutto quello che ci circonda da 40 anni a questa parte ci ha instillato con i film, le trasmissioni nella nostra testa. Ora, compreso le allucinazioni, che io vedo cose che non esistono oppure io sento cose che non esistono, che cosa fa l'ipnosi, quest'arte, questa scienza che secondo il mio pensiero, la mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, è un rilassamento della mente e del corpo dove tramite suggestione, cioè parole positive ad hoc, si cambiano le immagini da negativa a positiva. Ti cambia nel tuo subconsciente, nel tuo pilota automatico. Non è che è l'ipnosi, l'operatore, il professionista dell'ipnosi vera e professionale a cambiarti le immagini. Guidano il tuo subconsciente a cambiare queste immagini e a farti avere la personalità che più si conforma alla società e magari ad eliminare tutte quelle personalità, tra virgolette, di personaggi che tuo figlio, suo figlio, te stesso, lei stessa ha dentro di sé a causa della TV, dell'ipnosi di massa, del condizionamento mediatico che oggi esiste in ogni parte del mondo. Attenzione, le mie parole non fanno né diagnosi, né terapia, né cura, devi sempre rivolgerti al tuo medico, al tuo psicologo, al tuo psichiatra. Però sappi che l'ipnosi vera e professionale la utilizzano anche, come questa dottoressa, anche medici, psichiatri, psicologi, per cui ti consiglio di rivolgerti a qualcuno della tua zona se vuoi il contatto fisico, perché il sottoscritto è un esperto di ipnosi online, ipnosi DCS online su Skype e altre app, dovunque tu ti trovi nel mondo, e si risolve ancora meglio il problema. Oppure se non hai voglia né te né tuo figlio di girare cappelle, mettere la famosa tuta, perdere 2-3 ore del tuo tempo tra andi rivieni eccetera eccetera, puoi utilizzare l'autoipnosi, l'ipnosi fa da te in MP3 DCS relativamente al tuo caso, al tuo problema, e addirittura puoi utilizzare i miei supporti audio MP3 DCS senza neanche
il consenso o la volontà di chi vuoi aiutare come tuo figlio, perché magari non vuole essere aiutato, vuole stare lì e vivere nel suo, nella sua dimensione, eccetera eccetera. Però sappia, signora, e sappiate anche voi amici miei che mi state ascoltando, che problemi di borderline, problemi di allucinazioni uditive e visive, problemi di qualsiasi tipo che la mente può concepire, la stessa mente può risolvere, e senza nessun pericolo, senza nessun pericolo, perché se la mettiamo sul pericolo delle parole, allora pur ipnotiche, pur ad arte, pur ad hoc, e poi ognuno ha le sue parole eccetera eccetera, allora devi avere paura anche della TV che ha causato questa cosa, dei social, tutta la gente negativa che ti gira attorno e chi ti etichetta, ti mette il francobollo dalla mattina alla sera, da quando sei sulla faccia, su questa faccia della terra, e ti convince, ti fa convincere che tu hai questo problema. E più tu te lo dicono, te lo ripeti, più ti convinci, più tu sei ciò che ti dicono. Perché come diceva anche lo stesso San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C., attento a ciò che dici e a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. Ok? Per cui ragazzi, non devi credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto fare, agire e poi giudicare sui fatti. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi o autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che ti può cambiare la vita a te, a tuo figlio, ai tuoi cari, come è successo a me nel 2008, a una parte dei miei cari, a centinaia di persone nel mondo che ho aiutato con il metodo DCS. Non dar retta a chi non crede in se stesso, e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, alla prossima.